Stamattina il caffè lo prendiamo in Africa, nella fattoria di Karen Blixen. Dennis Finch Hutton non possedeva altra casa in Africa che la mia fattoria. Là viveva fra un safari e l'altro, là teneva i suoi libri e il suo grammofono. Al suo arrivo la fattoria metteva in mostra tutta se stessa, diveniva parlante, come son parlanti le piantagioni di caffè, quando i primi acquazzoni, tutte stillanti, si coprono di fiori come di una nube di gesso. Allorquando, aspettando il suo ritorno, sentivo la macchina salire su per il viale, udivo al tempo stesso tutte le cose cantare la loro verità. Dennis era felice da noi, veniva solo quando ne aveva voglia e la fattoria gli conosceva una qualità che il resto del mondo ignorava, la capacità di essere umile. Fece sempre soltanto ciò che desiderava di fare e disse sempre soltanto ciò che aveva in cuore. Era un tratto del suo carattere per me veramente prezioso. Amava sentir raccontare. Io per parte mia avrei dovuto nascere ai tempi della peste in Firenze. Ora i gusti sono mutati, si è perduta l'arte dell'ascoltare in Europa. Gli africani la posseggono ancora perché non sanno leggere. Appena principi a dire un tale camminava nella pianura e incontrò un altro, subito pendono dalle tue labbra. Subito la loro fantasia insegue con slancio la pista sconosciuta dei due uomini sulla pianura. Ma i bianchi non sono più capaci di prestare orecchio a un racconto, nemmeno se sentono che è loro dovere. Diventano irrequieti, si ricordano di mille incombenze da sbrigare proprio in quel momento, se addirittura non si addormentano. Le stesse persone, invece, sono capaci di cercare qualcosa da leggere e di trascorrere tutta la sera immerse nella lettura di un qualsiasi pezzo di carta stampata. Riescono persino a leggere i discorsi. È l'abitudine di cogliere le cose solo con gli occhi. Dennis, che era molto sensibile alle impressioni uditive, preferiva sentir raccontare una storia piuttosto che leggerla. Quando veniva alla fattoria mi chiedeva: «C'è una storia per me?» Io ne avevo preparate tante durante la sua assenza. La sera, disposti tutti i cuscini davanti al caminetto, si approntava una specie di divano e mentre io sedevo sul pavimento, le gambe incrociate come Sherazade, lui stava lì sdraiato, attento, ed ascoltava i miei lunghi racconti dal principio alla fine. Seguiva il filo molto meglio di me. A volte, alla drammatica riapparizione di un personaggio, mi interrompeva per dirmi: «Ma questo è morto al principio, ma non importa». Mi insegnò a leggere il latino, la Bibbia e i poeti greci. Sapeva a mente lunghi brani del Vecchio Testamento e si portava sempre dietro la Bibbia nei viaggi, incutendo così grande rispetto ai maomettani. Fu lui a regalarmi il grammofono, che arricchì di nuova vita la mia casa e divenne per me una vera gioia, quasi la voce della fattoria, l'anima di una radura e l'usignolo. Talvolta giungeva all'improvviso mentre mi trovavo nei campi di caffè o di grano turco, portava dischi nuovi. Quando tornavo a cavallo al tramonto, la musica mi veniva incontro nell'aria fresca della sera, annunciandomi il suo arrivo. Pareva che, come tante altre volte, egli stesse ridendo di me. Gli indigeni amavano il grammofono, venivano spesso intorno a casa per sentirlo. Alcuni avevano i loro dischi preferiti e quando restavamo soli alla fattoria mi pregavano sempre di suonarli. Cosa strana, la passione di Camante fino all'ultimo giorno fu l'adagio in sol maggiore del concerto per pianoforte di Beethoven. Dennis e io però non avevamo gli stessi gusti. Io amavo i classici, mentre Dennis quasi volesse gentilmente compensare il suo disaccordo col proprio secolo
preferiva sempre quanto vi fosse di più moderno. Amava la musica d'avanguardia. Sì, Beethoven mi piacerebbe, diceva, se non fosse volgare. Quando ci trovavamo insieme, avevamo gran fortuna con i leoni. Spesso tornava da un safari di 2 o 3 mesi, umiliato di non essere riuscito a uccidere nemmeno una belva per gli europei che aveva portato a caccia. Dal canto mio, nel frattempo, accampandomi con Farà nelle Maniattas, a guardia di una carogna o levandomi all'alba per partire in ricognizione, avevo dato la caccia inutilmente a un leone o a una leonessa che facevano strage del bestiame Masai. Ma quando Denis e io andavamo a fare una galoppata insieme, i leoni erano sempre là, nella pianura. Pareva ci aspettassero. Potevamo piombare su di loro mentre consumavano il pasto o traversavano il letto asciutto del fiume. L'aria del primo mattino sugli altipiani d'Africa è fresca e così palpabilmente frizzante da spingerci di continuo alla stessa fantasticheria. Pare di trovarsi non sulla terra, ma immersi in una profonda acqua scura e di avanzare sul fondo del mare. O forse non siamo nemmeno noi a muoverci, forse le correnti fredde sul nostro viso sono correnti marine e la macchina, come un indolente pesce meccanico, pose immobile sul fondo dell'oceano, guardando davanti a sé con gli occhi abbaglianti dei fari, lasciando che la vita sottomarina le scorra intorno. Forse le stelle sono così grandi perché non sono vere stelle, ma riflessi luccicanti sulla superficie dell'acqua.